Come è stato già annunziato, il prossimo 22 febbraio, festa della cattedra di San Pietro, avrò la gioia di tenere un consistoro, durante il quale nominerò 16 nuovi cardinali che, appartenenti a 12 nazioni di ogni parte del mondo, rappresentano il profondo rapporto ecclesiale fra la Chiesa di Roma e le altre chiese sparse per il mondo. Il giorno seguente presiderò una solenne concelebrazione con i nuovi cardinali, mentre il 20 e 21 febbraio terrò un concistoro con tutti i cardinali per riflettere sul tema della famiglia. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Pietro Parolin, arcivescovo titolare di Acquapendente, segretario di Stato. Monsignor Lorenzo Baldisseri, arcivescovo titolare di Diocleziana, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Monsignore Gerard Ludwig Müller, arcivescovo vescovo emerito di Regensburg, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Monsignor Beniamino Stella, arcivescovo titolare di Midilla, prefetto della Congregazione per il Clero. Monsignore Vincent Gerard Nichols, arcivescovo di Westminster, Gran Bretagna. Monsignore Leopoldo José Brenes Solórzano, arcivescovo di Managua, Nicaragua. Monsignore Gérard Cyprien Lacroix, arcivescovo di Quebec, Canada. Monsignore Jean-Pierre Coutois, arcivescovo di Abidjan, Costa d'Avorio. Monsignore Orani Jean Tempesta, arcivescovo di Rio de Janeiro, Brasile. Si vede che ci sono tanti brasiliani, Monsignore Gualterio Bassetti, arcivescovo di Perugia, Città delle Pieve, Italia. Monsignore Mario Aurelio Poli, arcivescovo di Buenos Aires, Argentina. Sì. Monsignore Andrew Jeom Soo Jung, arcivescovo di Seul, Corea. Monsignore Ricardo Ezzatti Andrello, arcivescovo di Santiago del Cile, Cile. Monsignore Philippe Nakelentuba Ouedraogo, arcivescovo di Ouagadougou, Burkina Faso. Monsignore Orlando Quevedo, arcivescovo di Cotabato, Filippine. Monsignor Chibli Langua, vescovo di Lekaye, Haiti. Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardinalizio tre arcivescovi emeriti che si sono distinti per il loro servizio alla Santa Sede e alla Chiesa. Monsignore Loris Francesco Capovilla, arcivescovo titolare di Mesembria. Monsignore Fernando Sebastián Aguilar, arcivescovo emerito di Pamplona. Monsignor Kelvin Edward Felix, arcivescovo emerito di Castries, nelle Antille. Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, rivestiti delle virtù e dei sentimenti del Signore Gesù, buon pastore, possano aiutare più efficacemente il Vescovo di Roma nel suo servizio alla Chiesa universale.